Carissimi amici e amiche, bentornati a una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato alla testimonianza di Gloria Polo. Siamo giunti abbastanza avanti nel nostro percorso e abbiamo, diciamo, concluso quella che è la vicenda vissuta da Gloria durante i giorni del suo stare in bilico tra la vita e la morte. Oggi si aprirà un'altra sezione che va verso la conclusione del testo. Ovviamente non sarà una cosa rapidissima, ma neanche lunghissima. Chi lo sa, forse non so prevedere, ma forse è questa con due, tre o quattro puntate. Adesso vedremo un po', però non avremo ancora molto da deliziarci con questo viaggio, che certamente, almeno fino a questo momento, credo che sia stato un viaggio certamente avvincente, per certi aspetti anche un po' sconvolgente. Ecco, però di quegli sconvolgimenti che, mio modesto avviso, fanno bene all'anima, perché gli scossoni, quando sono ben dati, sono generalmente salutari. Allora, riprendo la lettura. Siamo nella versione digitale del testo, a pagina 76, però questa, insomma, chiaramente è la versione che è stata fatta un pochino ad hoc per me, quindi non so quanto sia affidabile. Comunque, la mia vita dopo le esperienze nell'aldilà. Vado e riprendo a leggere. Sebbene il mio corpo reagisse soddisfacentemente con epitelizzazione delle bruciature e delle fasciotomie, le mie gambe erano in condizioni critiche. Dio sta facendo in lei un miracolo, mi disse un medico venerdì 19 maggio 1995. È uscita dal coma, non ha avuto danni cerebrali, le sta ricrescendo la pelle sopra le ferite, ma le sue gambe, purtroppo, siamo costretti ad amputargliele per salvarle la vita. A quella notizia rimasi esterrefatta. Senza gambe. Senza gambe, senza gambe, pensai e ripensai ossessivamente. Questo mio pensiero catalizzava l'intera mia attenzione. L'operazione era stata programmata per il lunedì successivo. Quando rimasi sola, ebbi l'impulso irrazionale di scappare dall'ospedale. Ma quando provai a farlo, non vi riuscii perché le mie gambe non mi sostennero e caddi. Rimanendo così sul pavimento, a pancia sotto e con le gambe larghe, come una rana, piansi amaramente. Anche se avessi posseduto tutto l'oro del mondo, non avrei potuto acquistarmi un nuovo paio di gambe. Non avevo mai ringraziato il Signore per esse. Ma in quel momento, sebbene fossero bruciate e scarnificate, sentii il bisogno di esprimere dal profondo del mio cuore una preghiera di ringraziamento e la richiesta di conservarmele. E venni esaudita. Appena terminai la preghiera, le mie gambe devitalizzate ripresero vita e con esse ripresero vita i nocicettori delle gambe, per cui iniziai a percepire le acute sensazioni dolorose provenienti da essi. Oltre al dolore diffuso, distinsi la sensazione che in seguito seppi essere causata dall'infiammazione delle guaine sinoviali del mio piede destro. Quello afferrato dal demonio nella mia terza esperienza mistica, cioè i tessuti connettivi che hanno il compito di proteggere i tendini flessori delle dita. Guaine che non erano state danneggiate dalla folgorazione.
Per questa infiammazione le dita del piede destro rimasero flesse. Distinsi anche il dolore dovuto ad una neuropatia sensoriale dolorosa. Essendosi tale situazione in seguito cronicizzata ed avendo anche il piede destro cadente, oggi sono claudicante, è cambiato lo stile della mia camminata. Non sono più un elegante cigno, ma una sgraziata papera. A gloria di Dio, però, le mie gambe sono ancora attaccate al mio corpo e ogni passo che faccio mi ricorda la mia responsabilità di raccontare la mia esperienza. Prima di commentare ci fermiamo, leggo una nota che sta in queste terminologie, che confesso la mia ignoranza, non ne ci capisco un granché, Distinsi la sensazione che in seguito seppi essere causata dall'infiammazione delle guaine sinoviali del mio piede destro. In nota c'è scritto: questa infiammazione prende il nome di tenosinovite stenosante, comunemente chiamata dito o dita a scatto. Io non sono molto pratico, però ecco cosa c'è da dire. Due cose, fondamentalmente. Tre. Da un lato, la grazia ricevuta di uscire dal coma, e questo lo sappiamo perché l'ha ricevuta, e l'ha detto Gesù. Ha ricevuto quella grazia allo scopo di raccontare quello che le era successo. Poi, come sovente accade a noi, ahimè, comuni mortali, solo nel momento in cui qualcosa non ce l'è più, comincia ad apprezzarla. Nel timore di perdere le gambe, ringrazia Dio di avergliele date. Dice: non avevo mai ringraziato il Signore per esse. Vedete, figlioli miei cari, sono sempre di più, sono sempre infinitamente di più le cose di cui abbiamo da ringraziare di quelle di cui purtroppo siamo tutti ben ottimi maestri, possiamo lamentarci. Io in qualche intervento, come dire, qualche catechesi, ho ripreso una espressione ironica che utilizzava spesso l'amato vescovo Petrocchi, che tante volte cito. Poi una volta, quando lo incontrai qualche tempo fa, faccio anche questa confidenza, mi disse: ma lo sai che ci stanno alcune persone che mi incontrano? Dice: ma lei è Monsignor Petrocchi? Ma sì, ma io la conosco perché Don Leonardo Maria Pompei la cita nelle sue catechesi, nelle sue omelie. Ma che fai, amicidi? Dico: certo, eccellenza, che la cito. Dico: tante cose belle che ci ha lasciato, io me lo ricordo, e quindi se cito faccio anche il nome della fonte, no? Lui la chiamava la lamentosi. È un modo ironico, insomma, per descrivere quella tendenza in noi congenita, stare sempre a guardare le cose che non funzionano, che ci sono, per carità di Dio, non è che non ci sono, però tu non puoi guardare, che ne so, 3, 4, 5 cose che funzionano e dimenticare delle 5.000 che funzionano, perché queste sono le proporzioni. Io non so se in questo ciclo di catechesi o altrove, forse in questo, quasi certamente in questo, perché stante l'argomento, confessato che quando vidi il mio caro amico steso in ospedale con quella cosa che a me fa tanta impressione, che è catetere, quando la mattina dopo mi alzai andando al bagno con le mie gambe, dissi: ti ringrazio Signore che posso andare al bagno con le mie gambe, quindi non c'è bisogno di quella tortura per adempiere le normali funzioni fisiologiche, no? Noi non ci pensiamo a queste cose, però faremmo bene a farlo. È veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre in ogni luogo, no? Rendere grazie sempre in ogni luogo. Certamente nella vita terrena le croci ci sono anche dei momenti un po' delicati, difficili, che si possono passare, no? Soprattutto in questi momenti, ecco, giova imparare a
non rimanere risucchiati, ecco, dal vortice del male, sotto tutti i punti di vista, ma alzare un pochino lo sguardo e continuare a rendere grazie al Signore per il bene che abbiamo, che è sempre molto più grande. Primo. Secondo, la forza della preghiera. Ringrazia e prega, fa la richiesta di conservargliele. E la richiesta viene esaudita. Noi non dobbiamo dubitare della forza della preghiera. Gesù ha detto chiedete e vi sarà dato. Chiedete e vi sarà dato. Chiedete e vi sarà dato. Non sempre le nostre preghiere vengono ascoltate, dice San Tommaso, non sempre vengono ascoltate. Nel senso che non sempre vengono ascoltate nel modo in cui le abbiamo formulate, cioè non sempre il Signore ci dona esattamente la cosa che gli abbiamo chiesto, come gliel'abbiamo chiesto, nel momento in cui gliel'abbiamo chiesto, eccetera. Però quando la nostra preghiera ha ad oggetto cose buone, cioè la preghiera è sempre esaudita dal Signore. E se nella sua infinita sapienza lui sa che non può esaudirci alla lettera, ma ci esaudisce sempre alla sostanza, ok? Se non ci dà esattamente quello che gli chiediamo, ci dà qualche altra cosa più utile e necessaria per noi, ma sempre in conseguenza però della nostra preghiera, altrimenti non ce l'avrebbe data. Ecco perché chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Non dobbiamo dimenticarlo mai questo. E poi, sì, il Signore la guarisce, però, avete visto, ti prendono, se ti prende un piede il diavolo, ti lascia delle conseguenze. Dice, questo, tutto sto marasma successo a sto piede destro, era perché era stato quello afferrato dal demonio nella sua terza esperienza mistica. E quindi, avendo queste dita flesse a quanto pare, è chiaro che uno non riesce a camminare, a deambulare normalmente. E quindi chissà se questa cosa era anche un piccolo, come dire, boh, non vorrei adesso aggiungere cose mie, però potrebbe essere una piccola, come dire, espiazione imposta dal Signore, magari per riparare, mi sembra che Gloria questa cosa l'abbia confessata con estrema sincerità, no? Magari un po' di vanità, un po' di eccessiva cura e attenzione dell'esteriore, che va curato, ma non troppo, e non certamente poi nel modo e con i fini di cui lei ci ha parlato pagine addietro, no? Proseguo. Quando il lunedì successivo i medici entrarono nella mia stanza, mi misi in piedi davanti a loro. Rimasero a bocca aperta, le mie gambe rivitalizzate, da nere che erano per la mancanza di circolazione sanguigna, erano tornate rosee e rosse lungo i tagli delle fasciotomie. Avevo già recuperato parzialmente il movimento delle gambe. Dopo lo stupore iniziale, i dottori mi visitarono e mi domandarono: le fanno male? Sì che mi fanno male, ma sono contentissima di sentire questo tremendo dolore perché significa che le mie gambe sono risorte. In 38 anni di servizio non mi è mai capitato di vedere un miracolo tanto grande, fu il commento del primario del settimo piano. La prima volta che venni creduta. Non essendo più necessario alcun intervento chirurgico, il 25 maggio venni dimessa dal reparto di chirurgia plastica e venni trasferita al reparto di riabilitazione. Un giorno, mentre stavo pensando al numero esorbitante di volte che avrei dovuto raccontare la mia esperienza e mi chiedevo come avrei potuto fare,
mi si avvicinò una terapista della riabilitazione. Tutto bene, Gloria? No. Ho un grave dilemma da risolvere, non so proprio come fare. Ho vissuto un'esperienza nell'aldilà e mi è stato dato da Gesù il comando di raccontarla mille volte mille. Allora inizi con raccontarla a me, dice sta terapista. Che stupore al vedere che il sintetico racconto della mia esperienza stava facendo proruppere in esclamazione di lode la terapista. Gloria a Dio, lodato sia Dio. Era la prima volta che venivo creduta. Le credo, mi ascolti, appena verrà dimessa, venga a raccontare la sua esperienza nella chiesa che frequento. Ero emozionatissima, ma quando mi accorsi che la chiesa indicatami era evangelica, declinai l'invito. Gesù mi aveva sì inviato a tutti gli uomini senza distinzione, ma la mia missione doveva svolgersi col permesso della Chiesa Cattolica e attraverso di essa. Vedete? Particolare molto importante. Perché la Chiesa di Cristo è la Chiesa Cattolica, anche se questo oggi suona poco ecumenico. La Chiesa è una, santa, cattolica e apostolica. Non ce ne sono altre, non se ne possono fare altre. È una ed è la Chiesa cattolica. Pellegrinaggio al santuario di Buca. Dopo circa 2 mesi di degenza ospedaliere, andai con mio marito in pellegrinaggio alla Basilica Minore Signore de los Milagros di Buca per assolvere al mio voto. Il viaggio fu molto doloroso per i dolori fisici e le ansie relative alla mia situazione economica e alla mia missione. Le ustioni si erano quasi tutte rimarginate, ma la pelle del costato sinistro non si era ancora totalmente seccata. In alcuni punti del petto, e specialmente sulle costole sinistre, essudava continuamente e mi faceva molto male. Il caldo della regione accentuava altresì la percezione del dolore. Avrei dovuto ricominciare subito a lavorare perché ero l'unica che stava portando uno stipendio in famiglia. Riflettendo poi sulla missione affidata, mi resi conto che ciò avrebbe comportato la mia esposizione allo scherno pubblico. Il mio nome e la mia immagine ne sarebbero state distrutte. Confesso che stavo sperando che la Chiesa Cattolica mi imponesse di tacere. Giunta alla Basilica di Buca, mi confessai e chiesi al sacerdote confessore come dovessi regolarmi in merito alla missione. La Chiesa non ti può avallare almeno per ora. Considera però da chi ti ha giunto il comando e inizia la tua missione. La Chiesa prudente ti osserverà e riconoscerà la tua missione dai frutti che porterai. Uscii pallido dal confessionale. E durante la messa, specialmente al momento della comunione, piansi tutte le mie lacrime, così sonoramente che il vescovo celebrante mi sgridò. Mi acquietai solo quando vidi che mio marito aveva lanciato uno sguardo torvo al vescovo insolente. Non volevo che le mie lacrime inducessero al peccato vescovo e marito. Fernando, dissi poi a mio marito, il sacerdote confessore mi ha detto che devo iniziare a raccontare. E allora devi, Gloria. Prima testimonianza pubblica. Al ritorno dalla Basilica di Buca facemmo tappa ad Armenia, nel dipartimento di Quindio, città nativa di mio marito Luis Fernando, e diedi lì la mia prima testimonianza pubblica nella proprietà del cugino di mio marito. La testimonianza venne anche registrata perché se fosse stata l'ultima sarebbe rimasto ai posteri del mio racconto e con la sua diffusione e riproduzione si sarebbe con il tempo realizzata la missione datami da Dio. In quella testimonianza, come in tante altre che diedi all'inizio della mia missione, non mi misi a nudo. Parlavo di quei peccati sociali dei quali venni giudicata complice, per aver omesso di denunciarli.
annunciando al contempo la verità, per aver omesso quindi di assolvere al compito proprio di ogni battezzato incorporato nel corpo mistico di Cristo. Siccome poi il mio senso del dovere della missione era sostenuto prevalentemente dalla mia paura dell'inferno e del demonio, la mia testimonianza ruotava intorno a questi due perni, evidenziando l'opera di suggestione, tentazione, inganno e distruzione del demonio. Era come se l'odio del demonio ne fosse il protagonista e l'amore di Dio una comparsa. Anche per questo alcuni, fraintendendomi, hanno creduto che nei miei viaggi nell'aldilà avessi visitato anche l'inferno, mentre in realtà io non l'ho mai visto e ne ringrazio Dio. Tornata a Bogotà, ripresi quasi subito a lavorare nel mio studio dentistico. Non potevo permettermi di non lavorare. Ogni qualvolta inciampavo sulla poltrona dentistica mentre operavo su di un mio paziente, erano dolori, ma il Signore mi consolava tantissimo. Mai sentii tanto la presenza di Dio come quando soffrii così intensamente nella mia carne. A tutte le mie pazienti raccontavo la mia esperienza mentre provvedevo alla loro salute dentale. Solo l'esperienza della reazione negativa di molti miei pazienti mi insegnò che prima di parlare avrei dovuto molto lavorare su me stessa e che il mio studio dentistico non poteva essere il contesto abituale della mia missione, perché lì ne svolgevo un'altra. La mia sofferenza fisica e morale ancora mi impedivano l'esposizione della mia esperienza nella sua piena ricchezza. Quando le mie capacità intellettive e mnemoniche, espanse per grazia durante il viaggio nell'aldilà, tornarono a essere quelle mie abituali, persi la straordinaria lucidità dell'esperienza vissuta. Ciò fu permesso da Dio per conservare intatta in me la possibilità di acquisire merito nel successivo processo personale di conversione. Processo consistente nell'approfondimento volontario delle verità della fede cattolica e nella mia conformazione graduale a queste verità. Allora, fermi tutti, perché qui stiamo toccando un punto veramente assolutamente chiave e fondamentale. Fermi tutti. Allora, Gloria spiega che durante il viaggio nell'aldilà le capacità intellettive e mnemoniche hanno avuto una fortissima accelerazione, un grandissimo impulso, una grandissima dilatazione, espansione. Passato un po' di tempo, però, persi la straordinaria lucidità dell'esperienza vissuta. Attenzione! E questo è permesso da Dio perché? Per conservare intatta in me la possibilità di acquisire merito nel successivo processo personale di conversione. Fermiamoci su questi termini. Merito, anzitutto. Oggi si tende un pochino a dimenticare che in paradiso non si entra senza i meriti. L'atto di speranza, che è tuttora valido, dice: mio Dio, spero dalla tua bontà, per i meriti di nostro, per le sue promesse e per i meriti di nostro Signore Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che debbo e voglio fare. Meritarla. Oggi, col mantra misericordia, 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 il mantra, no? Che, attenzione, dico sempre, ringraziamo Dio che c'è la misericordia, che è il più grande attributo dell'Altissimo, e senza di essa saremmo tutti perduti. Ok, tutti. E ne abbiamo tutti un bisogno infinito. Tutti. Quindi nessuno, lungi da me andare a sminuire o minimizzare il più grande attributo dell'Altissimo, ma non c'è solo la misericordia, c'è la giustizia. E in forza della giustizia Dio rende a ciascuno secondo le sue opere. Una delle letture che si legge nei funerali, io la uso molto spesso, dice:
ciascuno deve essere, deve presentarsi, scrive San Paolo, al tribunale di Dio per ricevere la compensa delle opere compiute finché era nel corpo, sia in bene che in male, ed è una retribuzione rigorosissima a quanto insegna la Chiesa e i maestri di spirito. Rigorosissima. Nelle operazioni necessarie per acquisire i meriti, è chiaro che è coinvolta la nostra libertà, sia per le cose necessarie. Che faccio dinanzi a un bivio? Pecco o non pecco? Se non pecco, acquisisco un merito. Facciamo una cosa dove non c'è peccato. La faccio quest'opera buona che non sarei dovuto, che non sarei tenuto a fare, o non la faccio? Se non la faccio non è che acquisto demeriti come quando pecco, perché quando uno pecca acquista demeriti, cioè diritti alla punizione, al castigo in vita e alla retribuzione in post mortem. Questo è. Se faccio un'opera buona acquisto un maggior grado di grazia in terra, questa è dottrina cattolica questa qui, e un maggior grado di gloria in cielo. È matematica questa cosa. Allora, c'è un'opera buona che potrei fare, ma se non la faccio non è peccato? Se non la faccio non succede niente, ma se la faccio mi becco ulteriori meriti. Me li becco. Quindi, merito, poi un processo. Un processo, qui non si tratta del processo come si vede nei tribunali, no? Ma un processo è un loop, si dice in inglese, no? Cioè un procedimento, cioè non è un'operazione che si fa con un atto, è un'operazione che richiede l'attivazione di una serie di cose congiunte e convergenti verso lo stesso fine. La conversione è un processo grosso che coinvolge tutta la persona. Quindi, processo. Secondo, personale. Nessuno si può convertire al posto tuo. Nessuno può prendere le scelte al posto tuo. Né può, e io aggiungo, né deve, per nessun motivo. Le persone che sono fuori di noi, compresi sacerdoti, confessori e direttori spirituali, possono aiutarci, sostenerci, darci dei criteri di discernimento, aiutare a fare chiarezza, ma le scelte sono le nostre. Non possiamo e non dobbiamo delegare altri a scegliere per noi. Non possiamo e non dobbiamo e nemmeno dobbiamo accettare che altri scelgano per noi. È un processo personale. Certo, fa venire un pochino i brividi perché siamo noi, cioè siamo noi davanti a Dio. Ma guardate che il giudizio particolare, che facciamo? Ci troviamo noi davanti a Dio? C'era l'angelo custode che ci fa un pochino di avvocato, di difensore, speriamo, ma siamo noi davanti a Dio, siamo noi davanti a Lui. C'è quel bellissimo inno, il Dies Irae, che una volta si recitava sempre ai funerali, adesso come tante altre cose, via, dimenticatoio. Mentre tante sequenze sono state rese almeno facoltative, quella sarà proprio distrutta. Malissimo per quanto mi riguarda. Pessima scelta. Perché il DSI era una cosa stupenda. Quid sum miser, dice a un certo punto. Quid sum miser, tuctiturus, quem patronum rogaturus convixe justus sit securus. Chi sono io misero? Che cosa gli andrò a raccontare al nostro Signore?
quale santo mi vado a raccomandare? Quel patrono rogatus. Quale patrono vado a pregare cum vix justus sit securus? Quando davanti a Dio a stento il giusto è al sicuro. E io che sono povero peccatore, ma chi è da raccontare? Dice così il DSI. Dice bene, dice. Perché ci fa ricordare. Questa tensione in cui dobbiamo camminare e ci fa anche ricordare questo appuntamento a cui saremo soli. Giudizio particolare ci vado io a fare il mio, purtroppo. E vado a rispondere alle opere che ho fatto io. Ovviamente nel mio io c'è il tuo io. Quindi processo personale di conversione. Di conversione. Vedete che il termine conversione significa tre cose, a seconda della, l'ho detto tante volte, etimologia ebraica, greca o latina. Perché in ebraico conversione è teshuva, shuv significa tornare indietro. Te sei sbagliato strada, devi tornare indietro, è proprio il movimento, avete visto, no? Quando per strada ci sbagliamo strada, devi tornare indietro. Hai zoppato il bivio del casello? Al primo esci, rientri, torni indietro e riesci al bivio giusto. Questa è la conversione. Bellissimo, secondo l'ebraico. O in greco è metanoia. Cambiare mentalità. Non è semplicemente tornare indietro, quindi avere l'umiltà di dire devo tornare sui miei passi. Poi devo cambiare mentalità. Cambiare modo di pensare. Cambiare orizzonti, cambiare idee. E c'è stato qualcuno che ha detto: a niente l'uomo rinuncia tanto difficilmente quanto alle proprie idee. A volte astruse. Le teste dure. Quando noi abbiamo maturato una convinzione. Dentro un processo di conversione, di fede, non è che possiamo essere, come dice San Paolo o come dice Gesù a proposito di San Giovanni Battista, le canne sbattute al vento, le banderuole. No. Ma altra è una convinzione di fede maturata, altra è un'idea, non necessariamente connessa con la fede, testardamente difesa e perseguita. La testardaggine è un problema. Spirituale, serio. Cioè ci deve essere sempre una flessibilità, una duttilità mentale, un'apertura, perché se ti stai sbagliando, chi te lo dice? Possiamo noi essere così bravi da dire, ah non c'è niente che devi cambiare della mia mentalità, già ormai penso secondo Dio. Lo auguro a chiunque ascolta. Difficilmente ci troviamo così, quindi camminare in spirito di conversione. E poi c'è il latino, conversio. Anche qui, vertere in latino significa comunque tornare, ma cum versio, torno in compagnia di qualcuno. Questa è la bellissima allusione al fatto che in questo processo noi siamo preceduti, accompagnati e seguiti dalla grazia di Dio, altrimenti non potremmo compierlo. Ora, processo consistente nell'approfondimento volontario della verità della fede cattolica e nella mia conformazione gradata a queste verità. Anche qui, stop. Due frasi fondamentali. Approfondimento, approfondire le verità della fede, approfondire. Io, come ben sapete, questo è uno dei tanti cicli di catechesi. Il Signore credo che, ma questo è un dovere di un sacerdote, approfondire, dare la possibilità alle persone di approfondirle le verità di fede.
approfondimento volontario. L'occasione di questa catechesi, no? Chi sta ascoltando la diretta di questa catechesi a ora tarda, non troppo tarda, ma non sono neanche le 5 del pomeriggio, insomma, no? Sta facendo questa cosa rinunciando ad altre. Non sta dormendo, non sta riposando, non sta vedendosi un bel film, non è andato a teatro a vedersi una bella rappresentazione teatrale. Non è andato a mangiarsi la pizza, che ne so. Quindi questo vuol dire, questo è un atto volontario. Anche chi ascolta questa catechesi in differita, siccome sarà una catechesi che come tutti quanti le catechesi un po' su tema dura circa un'oretta, insomma, un'oretta è abbastanza impegnativa. Io lo capisco che è impegnativa, non è che non lo capisco. Per questo che nel mio, come dire, parco di beni, vabbè, chiamiamoli così, messi a disposizione, c'è di tutto, no? Se una persona non se la sente di stare un'ora ad approfondire una catechesi tematica, c'è l'omelia dei giorni feriali che dura tra i 5 e i 7 minuti, no? Poco. Certo, anche quello è un atto meritorio per chi lo fa. Adesso non, cioè, possono essere 100 miliardi di omelie differenziate, non sto facendo veramente pubblicità a me medesimo, no? Poi uno può leggere un libro, fare una bella lettura spirituale, qualunque cosa, no? L'importante è che ci sia un approfondimento e che questo fatto sia volontario, cioè tu potresti fare altro e scegli di fare questo. Perché se non c'è la volontarietà, i meriti sono sempre dipendenti dagli atti della nostra libera volontà, sempre. Se un atto non è libero, non è meritorio. Quindi, approfondimento volontario di cosa? Delle verità della fede cattolica, tutte. Quindi, tutto il credo, con tutti quanti gli annessi e connessi. E nella mia conformazione graduale a queste verità, cioè, significa. Se io ci credo sul serio, tanto per fare un discorso banale, che esiste l'inferno, è chiaro che i peccati mortali mi guarderò dal farli se mi conformo a questa verità. Perché se ho imparato, approfondendo dalla fede, che all'inferno ci va chi ha commesso peccati mortali senza essersene pentito, o senza averli fatti in tempo a confessare, che ti prende una morte improvvisa, non li farò se ci credo veramente. Prendo coscienza veramente che Gesù, che cos'è la messa. Ma non c'è bisogno che qualcuno che dice, allora, trovo il direttore spirituale e mi dice, padre, come faccio a diventare santo? Il primo obiettivo che devi raggiungere, qualunque padre spirituale, credo decente, dica questa cosa, se vuoi diventare santo, devi fare messa quotidiana, rosario intero e orazione mentale. Sto trittico. Messa chiaramente, messa comunione e adorazione, no? Quindi, Eucaristia, rosario e preghiera mentale. Chiuso. Per forza. Ma tu questo lo farai se con molta maggiore, come dire, molto volentieri, se uno prende consapevolezza di che cos'è la messa, che cos'è l'Eucaristia, che cos'è la comunione, non c'è bisogno che glielo dica il padre spirituale per la messa tutti i giorni. Perché se la persona può, lo farà da sola. Se avesse delle difficoltà, cioè quanto maggiore è la fede e quanto più le difficoltà saranno superate. Cioè, padre, ci possiamo messa tutti i giorni perché lavoro, c'ho i figli, quindi vorrei alzare presto, la messa è scomoda. Perché non ti preoccupare, cioè, capito? Già dire questo, come se uno dovesse giustificarsi, ma non ti devi giustificare. Non è che stai facendo un peccato, cioè, me ne devo giustificare perché devo scusarmi, perché sai, la messa domenicale, mi devo scusare perché la messa domenicale può essere dispensata, per esempio, dal parroco o dal vescovo, no? Quindi se ho delle buone scuse, mi faccio dare la dispensa. Ma la messa domenicale non c'è bisogno di essere dispensata. Non è dispensata perché non è di precetto.
Se uno ha capito che cos'è il rosario, però vedete, approfondimento volontario. Uno deve capire che cos'è il rosario, che cosa deve fare per questo. Deve leggere, deve ascoltare. Non può fermarsi come dire, al discorso dell'uomo della strada. Dice, ma che Dio sta a fare io con questa corona a mano? Devo dire 50 Padre Nostro, 50 Ave Maria, 5... Ma che noia! Non finisce mai. Se tu hai approfondito, ti conformerai gradualmente alle verità che hai approfondito. Quindi se il rosario è la preghiera che ottiene più grazie di tutti, la più gradita a Dio, dove c'è di mezzo la Madre di Dio, la più completa, perché c'è il Padre nostro, ci sono l'Ave Maria, e ottiene, sbanca le grazie del cielo. Io questo non lo devo fare, punto e basta. Non c'ho tempo. Lo trovi il tempo. Te inventi qualcosa. Certo, poi di impossibili andiamo tenetur, per dire, no? Quindi, Dio permette questa, diciamo, perdita di lucidità mnemonico-intellettiva, perché è troppo facile se ti restano proprio vivissime certe cose, no, per consentirti di poter acquisire meriti nel successivo processo personale di conversione. Riprendo la lettura. In questo mio processo dovevo partire da ciò che era in quel momento, e cioè una donna debole, peccatrice, impaurita, scusate, dal castigo eterno, emotivamente fragile e ipersensibile al dono altrui, fosse questo fisico, spirituale, temporale o eterno. Da dopo le mie esperienze mistiche, l'idea che un'anima si fosse potuta perdere in eterno mi atterriva. Bastava una notizia sentita al telegiornale a provocare in me questo tormento. Ero inoltre impaurita dal demonio che mi aveva fatto sentire tutto il suo odio per averlo privato per ben 2 volte del sadico piacere da lui già pregustato di infliggermi i suoi eterni tormenti. Il demonio era a conoscenza di questa mia debolezza e per questo mi appariva sotto forme mostruose, come tenebra viva, e anche sotto le sembianze della Vergine Maria. Ero stata avvertita da Gesù di questi inganni e allora invocavo il suo sangue in mia protezione. E i demoni scappavano. Già la volta scorsa, Gloria, se ricorderete, ci ha ammonito sulle pseudo apparizioni. Ricordate, no? Lo sto andando a cercare. Mia madre appare nel mondo, ha detto Gesù, ma stai attenta, perché la maggior parte delle apparizioni mariane vengono dal demonio. E qui oggi ci dice che il diavolo stesso gli è apparso sotto le sembianze della Vergine Maria. Terribile. Allora, in questi casi, invocare il sangue di Gesù a sua protezione, e i demoni scappavano. Vorrei far notare un'altra cosa. Il demonio era a conoscenza di questa mia debolezza. Quale? Che lei era impaurita. Quindi il demonio, se può fare bau bau, mi appariva sotto forme mostruose, come tenebra viva, e sotto le sembianze della Vergine. Tormento. L'idea che un'anima si fosse potuta perdere in eterno mi atterriva. Una notizia. Dice
La paura del demonio, non bisogna averla, figlioli miei cari. È una debolezza che non bisogna, a cui non bisogna cedere, perché il demonio si nutre della nostra paura. E il suo fine è farci paura. Ci sono due modi con cui il diavolo ci vince, dicono i maestri di spirito. Uno, quello più comune, attraverso la tentazione. Con la tentazione non scende sempre in campo lui, perché dicono maestri di spirito che i nemici dell'anima sono tre, non c'è solo il demonio, ma sono anche il mondo e la carne. Ma dice, ordinariamente il diavolo fa man bassa e ti vince come? Con i suoi due alleati, con la carne stecca quasi tutti. Se non riesce con la carne, col mondo e con i suoi idoli. Già quando una persona, quindi perché il diavolo si scomodi, scenda in campo, per procedere a tentazione diretta, deve avere davanti una persona che è già forte contro la carne, quindi non fa peccati impuri, né fa peccati grossolani di gola, e che non è sensibile agli idoli del mondo, soprattutto i soldi e il successo, potere. Allora scende in campo lui, con la tentazione. Ma se non gli riesce con la tentazione, perché l'anima è forte, lo sgama, ci sputa sopra, e in ogni caso, anche se non lo sgama, non essendo comunque disposto a transigere con la legge di Dio, non cade nel peccato, nemmeno nel peccato piccolo, volontario, allora cambia tecnica. La tecnica è che si comincia il regime di Robespierre, il terrore, terrorizzare. E qui, che paura di soffrire, essere presi in giro, di diventare appunto gli zimbelli di tutti, oppure che il demonio, se io gli vado contro, me la faccia pagare, di soffrire troppo, di perdere qualcosa, eccetera, 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 eccetera. Di non essere accettato. Vi ricordate qualcosa tra gli eventi, diciamo, occorsi negli ultimi 10 anni, teniamoci larghi, che ha dimostrato il potere devastante della paura, che quando tu fai bau bau, metti paura a una persona, quella fa qualunque cosa poi, comprese le più irragionevoli, compreso l'andare contro la sua coscienza, trovando 100.000 espedienti e scappatoie, in balia della paura. Io adesso no, diciamo che non è che lo faccio per coloro che non seguono altri incontri di catechesi, fatemi un attimo trovare una cosa, perché così vediamo chi è Maria Santissima. A riguardo della paura, un testo che ho letto non si sa quante volte, ma ne leggiamo una volta in più. Nel frattempo chiacchiericcio un po', nel frattempo che trovo il testo e la citazione. La paura è una passione, ma la passione è veramente più pericolosa, più violenta. Non dobbiamo assolutamente caderne in balia, per nessun motivo. Eccola. Trovate la citazione. E io invito a combattere, io l'ho fatto per alcuni, anche le paure di tipo psicologico. Che ne so, la paura dell'altezza, chi soffre di vertigini, la claustrofobia, d'accordo? La paura del buio, ci sono tantissime cose. La paura dell'acqua, non dell'acqua, speriamo di lavarsi, perché quella è una paura pericolosissima per sé, per chi ci sta intorno. La paura dell'acqua, che ne so, una persona che è terrorizzata dall'idea di imparare a nuotare, per esempio, no? Che la terrorizza di stare in un ambiente. Guardate, io ho conosciuto gente con delle paure psicologiche, per esempio, pazzesche, per esempio,
La claustrofobia, che è capace di farsi 20 piani a piedi in salita e in discesa. Dice, vabbè, questo fa bene alla linea, certamente sì, però un conto è che io scelgo di farmi questi 20 piani a piedi, un conto è che io lo faccio per forza perché se soltanto vedo l'ascensore mi viene a tremare nel mio molo di paura. Si può campare così. Ho persone che per paura di prendere la patente, quindi di affrontare lo stress del traffico e di guidare chilometri e chilometri e chilometri a piedi in metropoli. So di persone di questo genere. Allora, sentiamo un pochino cosa dice il diavolo di Maria Santissima e del suo rapporto con la paura. Era un giglio dei campi, intoccato, intoccato, questo è il diavolo. Il testo che sto leggendo è la Vergine Maria e il diavolo, negli esorcismi di padre Francesco Bamonte. Testo datato un po', perché c'ha quasi 20 anni, no, 20 non troppo, quasi 15 anni. Spero che si trovi in giro in qualche ristampa, perché merita e vale la pena leggerlo. È il diavolo che parla di Maria e dice: era un giglio dei campi, intoccato, intoccato, niente avrebbe potuto sfiorarla. Lei non ha mai avuto paura. Lei non conosceva la paura, neanche quando minacciavano suo figlio. Lei non aveva mai paura. Lei non aveva mai rancore. Lei ha sempre sorriso anche quando piangeva. Lei ha riscatto della vostra ansia. Capito? Maria Santissima non si è fatta spaventare dai diavoli. Non si è fatta fare bau bau. Gliel'hanno fatto bau bau, ma se ne sono andati via con la coda tra le gambe, perché era tempo, fatica sprecata e tempo perso. Chiudo la lettura del paragrafo di Gloria e chiudo anche questa puntata. Ci fermiamo qui oggi. Ero stato avvertito di questi inganni, quindi pensiamo quando il diavolo appare sotto le sembianze della Vergine Maria. Addirittura. Erano queste vittorie con Gesù contro il nemico infernale che addolcirono la mia purificazione, facendomi percepire non solo dolorosa e terrorizzante, ma anche consolante. Vedete la purificazione, no? Necessaria. Gloria viene da un passato, un trascorso che ha conosciuto di peccati molto gravi e quindi bisogna che adesso siano purificati. Certamente, una purificazione che non deve essere solo dolorosa e terrorizzante, ma anche consolante. Ecco, a cui concorrono le vittorie contro i propri nemici infernali che addolciscono appunto il carico di questa purificazione. Bene, amici, ci fermiamo al momento qui per riprendere, se Dio vuole, appunto la prossima settimana. Noi che stiamo, ecco, tutte le persone che stanno seguendo la diretta, siamo quasi all'antivigilia di Natale. Oggi è il 22 dicembre del 2023, quindi colgo l'occasione per augurare un santo Natale a tutti e chiudiamo con il consueto saluto, che Dio vi benedica, la Santa Vergine, sempre vi protegga.